davanti alla nostra attività all'interno dell'ex Cinema Vittoria, che è un cinema storico di Foligno, questo è proprio al centro del corso principale della città, e che era chiuso dal 99, quindi proprio siamo lì. E è stato riaperto appunto a maggio, abbiamo riaperto a maggio. Abbiamo voluto proprio per scelta appunto poi definirci come ZUT, chiamarci, darci un nome diverso rispetto all'ex Cinema Vittoria, per dare un segno di differenza con il passato, ma non come, come dire, dimenticanza, come abbandono di un'idea, no, di un luogo storico, anzi, ma però per segnare un segno di nuova nascita, proprio perché sentiamo il bisogno dal punto di vista culturale a Foligno di fare un passo in un'altra direzione. Per quanto riguarda la memoria del cinema, abbiamo dentro degli elementi molto significativi che portano alla memoria del cinema, quindi c'è la vecchia macchina, il proiettore vecchissimo, ci sono delle vecchie locandine fatte a mano dalla figlia dell'ex gestore del cinema, e c'è tutta una timeline che parla appunto della storia del cinema. Però poi siamo diventati, ci siamo definiti con questa espressione che è ZUT, che è un'espressione francese che è una sorta di quasi imprecazione, un'esclamazione legata a qualcosa di accidentale che capita. In un momento così di pantano, diciamo, economico, in un momento di crisi, la risposta, diciamo, spesso è quella di dire ok, volo basso, no? E invece noi con una forte esclamazione diciamo apriamo un teatro, un azzardo abbastanza grosso, soprattutto se poi, come nel nostro caso, non si hanno finanziamenti pubblici, perché noi non abbiamo finanziamenti pubblici, paghiamo un affitto, ci paghiamo le utenze di uno spazio comunque di 300 metri quadrati, e con tutto quello che ne consegue, la fatica per riuscire appunto a fare l'attività. ZUT appunto nasce con questo impulso forte di questa necessità veramente di far veicolare la cultura, perché pensiamo appunto che sia una grande possibilità, una scintilla di emancipazione, di sviluppo, di libertà, ma anche di opportunità, anche lavorative. E quindi stiamo lavorando in questa direzione attraverso la produzione, quindi ospitando dei progetti produttivi legati al teatro, alla musica, e altri linguaggi che possono declinarsi a partire da queste due aree più grandi, diciamo, attraverso la promozione, quindi facendo una stagione di teatro contemporaneo, facendo una serie di una programmazione di concerti di tutti i generi, soprattutto in jazz, in collaborazione con Ian Jazz, che poi ha collaborato anche con Umbria Jazz quest'estate, con Black Sheep, che è un'associazione più piccola che si occupa di indie, di rock alternativo, e con alcuni anche club privati proprio che lavorano a Foligno, per cercare appunto nell'ambito dell'elettronica, per cercare di creare una rete, una condivisione di idee e di input, no? E poi la formazione, che è un altro aspetto fondamentale per noi, che è una formazione a diversi livelli, che può essere quella, la formazione diciamo più legata all'apprendere delle competenze amatoriali, per dire, quindi magari legata più ai giovani per l'uso di software particolari o magari di tecnologie dedicate, oppure una formazione professionalizzante negli ambiti dello spettacolo. Diciamo quindi ZUT è un progetto culturale legato alla cultura contemporanea in tutte le sue declinazioni. Poi naturalmente, essendo al centro di Foligno, ha un forte legame con la città, quindi con il pubblico, e dobbiamo dire che abbiamo aperto il 15 maggio, abbiamo fatto una proposta molto eterogenea e anche in alcuni momenti anche complessa, un po' ardita, e abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico, da tutte le età, tutte le generazioni. La fucina in cui poi veicolare le informazioni o anche fare rete era una grande mancanza a Foligno. La cosa importante che noi stiamo cercando di fare è di fare rete mantenendo una nostra natura, che comunque c'è un'idea molto chiara di culturale dietro, e quindi fare rete non appunto creando delle forzature, ma appunto ospitare delle cose che poi in qualche modo ci interessano, e quindi magari filtrarle, però inevitabilmente per dare poi uno spaccato differente su quello che è l'idea di partenza. Per dire, con il Serendipity, che è un club che si occupa di musica elettronica, e il Density, che è l'associazione che organizza questo festival molto importante, abbiamo creato questo incontro. Diciamo, il musicista elettronico che è ospitato alla serata al locale viene da noi e fa un incontro sui 10 pezzi fondamentali per la sua ricerca musicale, e si fa questo incontro di 2 ore in cui si presenta questa playlist musicale, si fa un'indagine del percorso musicale che appunto ha
condizionato la linea, diciamo, artistica di questo compositore. Questo poi viene fatto a livello teatrale, a livello jazz, in modo tale che poi in qualche modo da noi viene declinato in modo differente quello che è il clubbing o comunque il live electronics che viene fatto nel locale. E proprio per dare appunto questo retroscena creativo che appunto spesso invece magari non arriva, no? Cioè, nel senso, c'è il DJ, c'è il musicista, in realtà dietro c'è una ricerca, c'è un sapere, ci sono delle rinunce, c'è un percorso tormentato a volte, difficile, o comunque ci sono delle scelte. E quindi dare questi scorci, secondo noi, era molto importante. E questo viene fatto a livello associativo, a livello appunto in collaborazione con degli enti privati, per cercare appunto di dare delle prospettive differenti sul contemporaneo.